Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test mondo. Oggi sono qui per presentarvi i nastri trasportatori per, diciamo, scaricare l'insilato fermentato nel biogas in maniera più veloce ed efficace senza perdere tempo. Questa dovrebbe essere la terza versione. Le prime, diciamo, non ho fatto test mode perché qualcuno mi aveva detto che aveva ancora qualche problemino qui e lì, allora ho deciso, insomma, di aspettare un attimino. Allora ve ne danno tre tipi: uno per i caricatori frontali, l'altro per i bracci telescopici in base a come le usate, e uno per, diciamo, il sollevatore anteriore del trattore. Direi che penso la tipologia da usare è uno, diciamo, per il sollevatore anteriore, che è quello poi che resta fermo qui, diciamo, sopra il digestore, mentre l'altro da usare sarebbe più quello per il, magari, per i caricatori frontali, perché i bracci telescopici, ok, che magari è un po' più lungo, però, ma per esempio io non li uso molto. Però, diciamo, questi qui forse vi danno la possibilità di regolarvi meglio all'interno della vasca, dato che appunto vi si muove tutto quanto, vedete? Se voi magari ce l'avete sulla vasca, adesso vi faccio vedere. Magari ce l'avete sulla vasca, avete un carro più alto, più basso dietro, potete magari andarvi a regolare e magari regolare il pescaggio sulla vasca, per esempio. Però ho visto che comunque vanno molto bene anche quelli fissi, anche perché sono allungabili. Mi sembra anche, no, questi qui no. Questi non sono allungabili, questi sono fissi, non hanno niente di allungabile. Mentre quest'altri hanno questa parte qui dietro, che vedete, tracchete, si tira giù e quindi potete allungarla. Funziona benissimo anche così se avete il carro, perché una volta abbassato, vedete, è giusto al livello del carro, riuscite ancora a caricare le cose. Però, diciamo, se premete la X è un po' più lungo e magari, cioè, se si è in multi, allora si usa questo fisso, un trattore con il carro e dopo quest'altro fisso. Mentre se siete in singolo potete fare così, per esempio, con la prima vasca. Voi, con il tasto N dovete aprire la copertura perché sennò non inizia a caricare. Poi con il tasto V, ovviamente, lo abbassate, vi avvicinate alla vasca e lui, vedete, inizia a caricare. Anche il nastro ha una sua capacità, è di 100 litri, l'hanno fatta, penso, diciamo, a un livello matematico per il gioco, perché appunto serviva a farlo. Voi andate così, vi carica praticamente tutto il rimorchio, e quando siete a posto basta andare indietro fino a quell'altro, che sono uguali, ragazzi. Solo che quando iniziate ad andare indietro, vedete, tacchete, si aprono due bandine, le due bandine ai lati, si, tra virgolette, tirano su, mode appunto per tenere sulla cosa, sono di un dritto pazzesco. Si apre il sportellino, che è la prima volta che lo vedo funzionare su farming, perché non, vedete, cioè, non ci sono luoghi da scaricare, diciamo, così piccoli. I soliti scarichi delle merci si apre tutto quanto. E inizia, diciamo, a ribaltarsi. Che sono inizia a ribaltarsi e il secondo nastro carica praticamente i digestori. Ovviamente arrivano subito a 20.000 litri, perciò dovete far galoppare il tempo, almeno un 60, direi, per stare forse al passo dello scaricamento. E una volta che inizia potete anche smontare, magari per andare a vedere. Allora forse qui riesce a starci dietro. Qui è a zero, adesso è finito. Comunque, insomma, potete cambiarvi. Ovviamente questo qua resta fisso, ragazzi, perché non ha senso, scusate, farlo muovere avanti e indietro. Quello che dovete far muovere avanti e indietro è questo qui, è quello che vi riempie il carro, e insomma gli altri, insomma, non è che servano molto. Beh, non ha tante cose, come vedete. Beh, le texture sono queste, i dettagli anche, si vede che sono cose un po', tra virgolette, fatte un po' così, perché non penso nella realtà usino questi nastri, ragazzi, almeno io non ho mai visto usarli, perciò è una cosa un po' così creata, ideata per farming.
Come vi dicevo, Mari non è riuscita a scaricare del tutto la vasca perché vedete, resta Mari un po' sopra, perché siete più distanti, più vicini, sono un po' più alti rispetto al terreno, anche se avete il sollevatore tutto abbassato, perciò vi dicevo, Mari si va meglio usare quello con il caricatore perché potete puntarvi fin, diciamo, per terra e comunque dietro sul rimorchio ci arriva sempre. Diciamo, a meno che non lo mettiate così dritto, allora il rimorchio non ci arriva, ma se tenete comunque un'adeguata inclinazione, magari il rimorchio dietro riesce sempre a pescarlo. A parte che, vabbè, adesso non lo pesca. Però avendo anche lui una sua capacità, al massimo pescate un po' o ingrandite la sua capacità, che è di 100 litri. Ah no, 900, scusate, 1000, 1000, scusate, 1000. 1000 litri, vabbè, massimo l'aumentate, invece di 1000 fate 10.000 e tra virgolette l'utilizzate come rimorchio, per dire. Però poi non sarebbe più abbastanza reale, perché già 1000 litri su un autotrasportatore mi sembrano tanti. Poi vedete, arrivati indietro, track ve lo scarica e via. Funzionano tutti, li ho provati e non si sporcano, almeno per adesso, li ho usati un bel po'. Bene, direi che anche per questo test mode è molto utile tutto, non ho notato errori nel log o quant'altro, perciò potremmo anche utilizzarli nella serie, togliendo palle, gommate e quant'altro. Non so, si perderà un po' di tempo andare in retromarcia a scaricare in questo punto qui, però insomma una volta che arrivate scaricate molto velocemente, perché un carro, avete visto, fa anche presto a riempirsi, siamo già all'85%, se poi magari utilizzate il ravizza, che magari è una capienza maggiore, utilizzate altri carri di capienze maggiori, fate prima. Bene ragazzi, direi che anche per questo test mode è tutto, lascio il link in descrizione, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!